Feel the power. Radio City. La Hot 25 con Monica Manzolillo, che tornerà naturalmente su Music City la prossima settimana, che ascoltate giornalmente appunto su Radio City. Appuntamento con la città della musica, in questo momento l'appuntamento è con gli Appesi a un filo. Ciao Massimo. Ciao. Appesi a un filo, che sono praticamente uno di quei gruppi che ha preso parte al CD con il Comune. Suoni di tutti i colori. Sì. È stata una bella esperienza, indubbiamente. È stata una delle poche cose organizzate dal Comune di Salerno per i gruppi emergenti, quindi è stata una cosa carina e particolare. È una bella vetrina per gruppi emergenti. Non so per niente di più. Una bella vetrina anche per quello che in realtà è stato l'appuntamento musicale per gli altri gruppi, però gli Appesi a un filo hanno fatto anche altre cose, per esempio? Beh sì, abbiamo fatto varie manifestazioni, concorsi vari, tra cui anche una manifestazione radiazioni e altre rassegne più che altro, perché cioè, penso che sia inutile fare concorsi tipo Sanremo, ogni volta c'è il gruppo che vince, altri 39 che perdono, ma alla fine secondo me è più bello una rassegna proprio, come è stato fatto il fatto di radiazioni. Siete fondamentalmente contro praticamente a quelli che sono i concorsi veri e propri. Sì, perché chi è capace di dire questo pezzo è più bello di quell'altro, in base a che criterio? Il suo, ma non quello di tutti quanti. Insomma, per quanto un giurato possa essere capace. Sì, ma non c'è musica bella e musica brutta, dipende dai gusti personali. Cioè. Avete preso parte anche ad una rassegna strana, da cui poi è uscito un disco, anche un che avete inciso su questo disco, un vostro pezzo. Qual era? Una rassegna strana. Sì, che avete poi, io ricordo di un pezzo vostro che dove c'era. Esatto. Ah. Dove avete fatto un brano apposta per questa rassegna perché sì. No, vabbè, fuori luogo è un discorso a parte, perché partecipammo noi come gruppo di Salerno e c'erano due gruppi napoletani di cui uno doveva lanciare il disco che era uscito, il CD, e un altro, quindi diciamo, svolgendosi a Salerno avrebbero dovuto avere forse più un occhio di riguardo per il gruppo di Salerno, ma non noi dovevamo suonare 2 ore e gli altri gruppi 10 minuti, però essere messi nella stessa condizione paritaria. E invece fummo trattati proprio da sì, vabbè, avete suonato, fate 2 pezzi, avete avuto questo onore, cioè non lo so, quindi vi siete non è modo fuori di luogo. Ci siamo sentiti veramente fuori luogo nella nostra città, poi nella dove noi viviamo ogni giorno però. Massimo, parliamo di spazi e di possibilità per i gruppi, come la vedi? Beh, la vedo un po' male nel senso che sì, gli spazi stanno cominciando a nascere, soltanto che manca una certa mentalità per portare avanti i gruppi emergenti. A Salerno infatti la stessa rassegna Radiazioni, che secondo me è una tra le migliori insomma, organizzate, non ha avuto questo grosso riscontro di pubblico all'inizio per un semplice motivo, perché la gente secondo me non è pronta a vedere generi nuovi, cioè non è pronta ad ascoltare gruppi che abbiano voglia di fare qualcosa di diverso appunto da Sanremo, da queste cose, diciamo così, musica un po' forse troppo leggera, con pochi contenuti, invece magari i gruppi di Salerno sono più, no di Salerno, cioè i gruppi emergenti in generale, hanno qualcosa in più da dire, soltanto che la gente non è pronta, secondo me. Non abbiamo parlato della vostra musica, come definite il vostro genere, giusto per fare una domanda tecnica? Partiamo dallo ska, che è un genere giamaicano, con molte altre influenze, un po' di punk, un po' di reggae, un po' di musica psichedelica volendo. Insomma, fate la musica che vi piace. Sì, indubbiamente, quello sicuramente. Allora adesso noi praticamente l'ascoltiamo ed è la musica degli Appesi a un filo, che vi presentano un pezzo che poi tra l'altro è inciso in questo CD con il Comune, con il Mumble Rumble e con Radio City. Il pezzo è Che Guevara. Yeah.
Siamo un filo con Che Guevara. Noi continuiamo invece, perché adesso c'è la City Italia con Valentina.g. Feel the power. Radio City.